sindaco di Pescara Carlo Masci. Oggi si è svolta una conferenza stampa insieme al Rotary Club di Pescara per presentare un evento di solidarietà sociale molto importante. Ce lo può illustrare? Sì, ringraziamo il Rotary Club Pescara perché nella sua logica di club service ha donato al Comune di Pescara 200 buoni spesa da 25 euro cada uno da consegnare alle persone più bisognose, a coloro che hanno più bisogno, a coloro che hanno sofferto di più, a coloro che in questo periodo di emergenza sono stati più in difficoltà. Attraverso i servizi sociali noi provvederemo a consegnare questi buoni spesa e devo dire che è stato un gesto di grande solidarietà da parte del Rotary, perché questo club si dimostra, come tanti altri club, attento alle esigenze del territorio e soprattutto molto concreto, perché dare buoni spesa vuol dire risolvere i problemi di base delle persone che hanno bisogno, perché un buono spesa ti permette di andare in un negozio e acquistare i beni di prima necessità. Dopo l'emergenza Covid-19, che è tuttora in corso, lei ha riscontrato un aumento delle necessità da parte dei cittadini, di nuovi indigenti magari? Sì, purtroppo abbiamo verificato che ci sono molti più indigenti rispetto al periodo pre-Covid. In questi 3 mesi è cambiato il mondo e molte persone sono andate in grande difficoltà, anche quelle che fino a qualche mese fa vivevano in condizioni assolutamente dignitose, con un'attività che invece hanno dovuto chiudere e che non sapranno se potranno riaprire, e oggi hanno necessità impellenti anche di beni di prima necessità. Noi siamo già intervenuti in diverse occasioni con investimenti importanti, cercando di soddisfare le esigenze di coloro che avevano più bisogno, ma questi interventi di solidarietà sono interventi da sottolineare e che sono sempre ben graditi.